Eccoci qui, buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Gamers HQ Italia. Siamo nuovamente live con Cyberpunk 2077. Ieri, dopo la live, io in realtà mi sono messo un pochettino a giochicchiare. Mi sono portato un pochettino avanti, diciamo che avevo terminato la live con una missione non conclusa, era una missione secondaria, quindi diciamo che non vi siete persi granché, però questa mattina andremo a concludere alcune missioni principali, in modo tale da portarci avanti, se no questo gioco non lo finiremo mai. Nel frattempo vi mostro una novità, ovvero il fatto che cioè questa macchina, questa è una delle novità, la macchina che sono riuscito a comprare nelle Badland, la Coyote, molto molto figa ragazzi, una macchina veramente versatile. Tra l'altro si guida molto molto bene. Ve la farò vedere in movimento e poi sono riuscito a comprarmi un innesto per le gambe, quindi adesso mi è possibile fare i doppi salti. Ah, un'altra cosa, sono riuscito anche a prendere queste che le volevo tantissimo. Ecco qua. Finalmente abbiamo le lame. Quindi possiamo far uscire dalle nostre braccia le lame. E devo dire che sono veramente sgrave. Tra l'altro, le ho modificate con il veleno. Quindi, ad ogni attacco, io infliggo veleno al nemico. Potrei anche infliggere danni da ustione. Però ho preferito il veleno. Il veleno mi piace molto di più perché mi sa molto di più da roba stealth. Dunque. Allora, andiamo a vedere quali sono i nostri incarichi principali. Ne dovremmo avere diversi, eccoli qua. Incontra Judy di fronte alla vecchia centrale di Charter Hill. Abbiamo Dawn Street, incontra Takemura e Ghost Town. Dobbiamo parlare, dobbiamo chiamare Panam. Direi di farlo subito. Chiamiamo Panam. Ehi, Panam, Rogue mi ha dato il tuo numero. Panam, Mi chiamo non è Vin. Panam, è Ottimo. Panam. Come hai intenzione di curarmi stavolta la casella? La roba e l'auto, la rivuo e lascia perdere, Rogue, posso Lascia stare Rogue per un aiutarti. minuto. Voglio aiutarti. Che gentile! Ma è troppo poco e troppo tardi. Dì a Rogue che può andare a farsi fottere. Dillo al tuo analista. Ti chiamo per la macchina e la merce che hai perso. Ti interessa? O preferisci che vada anch'io a farmi fottere? Lo scalo merci di Bonita Street, al confine della città. Vediamoci lì. Bene. A presto. Muy bien, andiamo da Panam. Allora, la cosa fighissima di sta macchina è che ha i tubi di scappamento laterali e diventano incandescenti ogni volta che acceleriamo. Li vedete? E questo è l'interno. Ho sbagliato strada.
L'altra cosa figa di sta macchina è che le luci ha pure i fari sopra il tetto. È veramente, veramente figa. Oltre ad essere molto veloce. Non è l'unica auto che ho comprato. Ho comprato anche la Quadra, la versione, diciamo, racing della Quadra. Però queste, le auto delle Badland sono le mie preferite. Sono molto molto particolari. Sono passato completamente sotto, però ho distrutto i fari. Ho distrutto il cofano, mi sa. E credo mi sia saltato il cofano, comunque si sono spenti i fari davanti. Un murales da analizzare, mi sa. Eccolo. La forza. La fuerza. Eccola Panam. Ehi, Panam. Così tu sei lì. La mia auto? Accetta di aiutarmi e lo scoprirai. Ma col cazzo! Non mi faccio prendere per il culo da te. Dimmi dov'è la mia macchina. Porca puttana, sei sempre così aggressiva. Solo quando cercano di mettermelo in culo. Dove cazzo è? Ciao, Sly. Se te lo dico, cosa fai, eh? Vai a risolvere la faccenda da sola. Non sono problemi tuoi. Per un cazzo. Ehi, su. Ti dai una calmata. Non dirmi che devo fare. Ok. So dove trovare la merce e la tua auto. Ma se ci vai da sola, non le riavrai. E potresti perdere anche qualcos'altro. Quindi escogitiamo un piano. Che cosa vuoi? Cercando un tizio, mi serve il tuo aiuto per un assalto a un convoglio della Kang Tao. Devo intercettare un trasporto della Kang Tao. Voglio sapere se posso contare su di te. Ma che cazzo ti passa per la testa? Riguardo a te o al lavoro? La V della Kang Tao dovrebbe passare sopra Jackson Plains. Pare che sia un bene. Sì, ne dubito. A bordo ci sarà un tizio. Devo parlargli. Cazzo. Ah sì? Ti do informazioni sulla tua roba e ti è aiuto. È quello a che hai visto sempre, Sly. Ci stai? Non so, io... Merda! Ok, va bene. Ma se che vuoi cazzo... aiuto prima dobbiamo riprendere la mia Thornton. Allora, dov'è? È un po' nervosetta comunque. Cazzo, è buttato a terra. Cioè, ha staccato proprio il... la trombetta del clacson. Sì. Ah, Panam merita però. So di un incontro a Rocky Ridge.
Dovresti sapere dov'è. La macchina è lì e la merce pure. Esci, figlio di puttana. Io ti strangolo. Rocky Ridge. Andiamo. Aspetta, devo rifletterci un po' su. Cazzo. Sì. Ci servirà una mano. Dobbiamo fare una breve tappa prima. Mi vuoi dire dove? Dammi un secondo. Devo chiamare il cliente e convincerlo a dare buca al bastardo. Vuole tagliare fuori Rogue dallo scambio. Ha fegato la ragazza. O è più idiota di quanto sembra. Boss, ehi. Nash ti porterà la merce a Rocky Ridge. Il fatto è che il figlio di puttana mi ha fregato. Boss, ci penso io. Ti chiedo solo di darmi una possibilità. E dai, boss. Quante consegne ho fatto per voi? E quante volte ho fallito? Hai la mia parola. Di sera? Ok, no, non annullare lo scambio. Tu non presentarti. Penso io a tutto. C'è bisogno di chiedere. Certo che sì. Grazie, boss. Non te ne pentirai. Ok, ho guadagnato un po' di tempo. Allora, se fiodo di te, vita da strada, lavori per la sesta strada. Boss. Boss Vista del Rey. Non sapevo che lavorassi per la sesta strada. È contro le regole? No, non c'è niente di male. Stravedono ancora per le stelle, le strisce e i valori della patria? Stravedono è una parola grossa. E non mi importa. Pagano bene. E basta. Hai dato al tipo la tua parola e lui si è fidato. Ti stupisce? Si chiama avere una reputazione. Dovresti fartene una anche tu. Ma come ti permetti? Quindi, ora dove andiamo? All'accampamento degli Aldecaldo. Devo vedere gente del vecchio clan. Non sembri molto felice. Non sono affari tuoi. Ho ancora degli amici lì. Rogue ha parlato dei tuoi amici. Dice che non andate più molto d'accordo. Beh, se lo dice Rogue, allora deve essere così. Sbaglia. Tu vuoi farmi incazzare? Ok, lascia stare. Madonna santa, che tipetto. Ciao, sono Datsumaru, buongiorno. Quindi è complicato. Sì, mettiamola così. Bene, andiamo. Ok, andiamo. Sali. Ah, ma devo salire proprio con la... Oh, oh no? Devo salire proprio con lei. Questa... macchinetta... strana. Ok. Dove hai preso l'auto? Dal vialetto di una villa di rancio? Sì, esattamente. È un problema. Per me no, per niente. I gusti sono gusti. Vaffanculo. Come ci sei finita in questa merda? Mi piaceva il colore. Il deodorante e il seggiolino erano in omaggio. Sai che non parlo dell'auto. Che stronza. Che cazzo vuoi che ti dica? Che non voglio farla passare liscia al mio socio per avermi derubato? Che la mia fixer mi ha fatto fare la figura dell'imbecille? E tu? A che cazzo ti serve quel coglione della B? Il coglione ha delle informazioni che mi servono. E mi servono in fretta. Ma eravamo ad un passo dalle Badland, siamo già fuori città. Meglio non chiedersi che cosa le passa per la testa. Quella stronza mi sta davvero sul cazzo. Lascia prendere Rogue, forse a Rogue piace solo tirare le fila, dovrei chiedere a Lady Nash. Rogue è la regina dell'Afterlife, muove le sue pedine come le pare. Mi hai chiamata pedina? Ho visto che tipo è. È arrivata dov'è perché sa capire le persone. Non mi sembra strano che si tenga le informazioni per sé, è il suo mestiere. Beh, per me è solo una stronza bugiarda e manipolatrice. Mi ha fatto lavorare lei con quel Raffen, lo sai? Avrà avuto i suoi motivi. Ma non mi dire. Rogue non apre mai la bocca senza aver prima valutato i pro e i contro. Sa sempre cosa dire e cosa tenere per sé. Rogue e Panam sono parenti, noto una certa somiglianza.
Vabbè, Rogue è quella tizia bionda che abbiamo visto all'Afterlife. Quella con la maglietta gialla, tipo fighetta, no? Che ci ha preso in simpatia, che ci ha preso in simpatia. No, in realtà non sono parenti, almeno non credo siano parenti. Potrei saltare la corsa, ma in realtà mi piace il viaggio in macchina con Panam. E poi le Badlands, non lo so, hanno un non so che di strano. Mi ricordano un pochettino Mad Max, un po' Fallout. No, 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 no. Rogue è la tizia, quella lì che abbiamo visto all'Afterlife, quella che ci ha dato le informazioni sul convoglio che dobbiamo assaltare. Ok, ci siamo quasi. Tiriamo su i miei amici e andiamo a Rocky Ridge. Bene, bene. Guarda un po' che abbiamo qui. È un fantasma oppure ho bevuto troppo? Fanculo anche a te. E lui chi è? La mia babysitter. Vi, questi sono Scorpion e Mitch, due vecchi amici. Ciao. Se non avessi perso la merce e l'auto, non ti servirebbe una babysitter. Sta zitto, Vi. Stai scherzando? La tua fantastica Thornton ha tirato le cuoia. Le avrà tirato il collo a Night City. Nah, ciao, Steve. L'hanno rubata. Cazzo, chi si è permesso? Non importa, me la riprenderò presto. Per questo sono qui. Panam, il tempo stringe, dai. Lo so. I Raffen mi hanno fregato. Voglio fargliela pagare, ma mi serve una mano. Venite con me. Li faremo a pezzi, noi quattro. Sai che faremo di tutto per te. Ma ora non possiamo. Sul serio? Non mi aiutate? Il vecchio ci ha detto di restare qui a sistemare quei generatori. Le batterie sono andate. I generatori? Non mi aiutate per dei cazzo di generatori? Cos'è, uno scherzo? Ci serve il vostro aiuto. Stavolta no. Serviamo qui. Cazzo, non ci credo. Quindi ve ne state qui a cuccia perché l'ha detto Soul. Non ve ne frega un cazzo di me. Panam. Non è per Soul, è per il clan. Lo sai. Ascolta, non possiamo lasciare il campo. Ma Soul non ha detto niente sull'equipaggiamento. Ok. Bene, mi serve il tuo fucile. E un po' della mia roba. Prendi tutto quello che vuoi. E cerca di stare attenta. Grazie, ragazzi. Prendo la roba e tolgo il disturbo. Ciao Eris, buongiorno. Ok, quindi non possiamo fare affidamento su questi, Non è accontentarti di possiamo meno? prendere il loro equipaggiamento. Sei delusa? Non so. Forse un po', sì. Aspetta. Dai, via, abbiamo da fare. È un attimo, palle. Fermi un po'. No, me ne vado tra poco. Parliamo la prossima volta. Ciao, Panam. Oh no, ci sono gli hippie. Ti annoi? Vai al bar se vuoi chiacchierare. Andiamoci alla porta. Idiota. Però sembrano felici. Gente con le armi in mano vicino ai bambini, così tranquilli.
La chitarra elettrica è collegata. Cazzo ne so, no, no, non è collegata a niente, credo. Tra l'altro sono in due a suonarla. Panam? Ah, è qui. Mi hai portato un altro. Sol, lo sa? Non sono affari tuoi, bella. E sto fucile? Mi aiuti con questa? Con questa cosa? Cosa c'è dentro? Un po' di roba che dovrebbe farci comodo. Prendila. Ok, è tutto. Andiamo. Ok. Ti sei chiarita con Sol? Torni da noi. Ci sta, nel 2077 avranno inventato un amplificatore integrato alla chitarra. Me lo auguro. Lo spero. Alam, poi passi da me, tesoro. Un'altra volta, Ellie, promesso. Comunque, Panam merita, eh. Mi piace. Non vi dico che mi piace quanto la Netrunner Judy, ma fatti quasi. Sentire qualche volta. Tienila d'occhio, B. Buttala dentro. In che senso? Ah, la cassa. Possiamo andare. Salta su. Era già in movimento mentre stava. Allora, hai un vero problema con l'autorità. Mitch e Scorpio sembrano tenere a te. Scorpio e Mitch sono veterani, hanno impianti da combattimento. Quei due erano militari. Scorpio e Mitch? Sì, panzeristi. Hanno combattuto per soldi nell'ultima guerra. Panzeristi? Pilotavano quei cargo enormi. Scorpion pilotava, Mitch era nella sicurezza. Hanno rimediato degli impianti bellici da urlo e incubi ricorrenti davvero incasinati. Si direbbe che tu abbia un problemino con l'autorità. Cosa? Rogue, Sol, è il tuo capo? Il loro capo. Sembravi impaziente di andartene da lì. Diciamo solo che Sol non sarebbe felice di vedermi. Come mai? Il motivo per cui siamo venuti in California era che aveva promesso un cambiamento per gli Aldecaldo. Diceva che avremmo voltato pagina. Ma quindi siamo in California, abbiamo ragazzi. Abbiamo una manciata di tende e un mucchio di sabbia. Gran bella terra promessa. Non riuscivo a collocare geograficamente Night City. Ma solo è un vigliacco di merda. Manderà a puttana il clan. Ne sono sicura. Mitch e Scorpion sembrano a posto. I migliori amici che una ragazza possa avere. Sarei rimasta anch'io se fossi stata nei loro panni. Fanculo solo i generatori, però. Il clan prima di tutto. Ma non ne faccio più parte. Ti considerano ancora una di loro. Tengono molto a te. Mm-hmm. Tu hai qualcuno che ti sta a cuore? Non ho questa fortuna. Capisco. Rocky Ridge. Un buco polveroso in mezzo al nulla più assoluto. Gli abitanti si sono trasferiti a Night City o se ne sono andati a basta. Allora sai tutto quello che c'è da sapere. L'intera zona era in attesa che venisse costruita un'estensione dell'autostrada. Doveva ridare vita alla città. Ovviamente non è successo. Quante città fantasma ci sono in giro? Centinaia? In tutto il paese? Migliaia. L'altro giorno stavo guidando sulla I-80. Basta fermarsi un attimo quando fa buio e non c'è nessuno in giro. È lì che lo senti. Cosa? Il vento che soffia tra le assi che sbarrano le finestre. I rami che rotolano sulla terra secca. È così che muoiono le città. Non con uno schianto, ma con un sussurro. Un lamento. Però... hai capito, Panam? È anche poeta. Chissà se possiamo fare una romance con Panam. Per un attimo mi è sembrato dalla risposta che le potevo dare. Quando mi ha chiesto se c'è qualcuno... Okay. Se tengo a qualcuno. Che facciamo?
Ci prepariamo a dare il benvenuto ai Raffin e abbiamo poco tempo. Ci toccherà improvvisare. Diamo un'occhiata in giro, cerchiamo qualsiasi cosa ci possa servire. Ok. Io guardo di qua allora. O magari di qua. Chissà se queste case... Oh no, ho sbagliato. Che bello però adesso poter fare i salti doppi. Tra l'altro questo è un potenziamento che mi è costato un occhio della testa, ragazzi. Ho dovuto fare un sacco di missioni di quella della polizia per potermi permettere un paio di gambe nuove. Però posso fare questo? Di che stiamo parlando? Posso fare parkour? Vabbè, io direi che possiamo anche cominciare a sistemarci. Beh, c'è anche la parte più bella, che è questa che ho sbloccato. Ho definitivamente abbandonato i lacci per... Ho abbandonato i lacci per le braccia a mantide. Aia. No, quei lacci erano veramente terribili. Cioè, sul serio. Ok. Ah, dobbiamo scansionare dispositivi nell'area. Uno. Due. Quello non vale, quindi suppongo lei voglia le antenne proprio. Queste non valgono? No. Rocky Ridge non potrebbe essere più morta. È tutto a pezzi, non funziona niente. È un cartellone questo. Allora? Panam? Niente? No, niente. Hai qualche idea? I Raffin arriveranno qui col buio, giusto? E noi gli faremo trovare una bella sorpresa. Ci serve solo un po' di corrente. No, niente. È tutto staccato. E noi riattacchiamo tutto. Controlliamo i trasformatori. D'accordo. Scansiona il trasformatore, che è qui. Op. Ho trovato gli interruttori, ma non hanno corrente. Non preoccuparti! Vieni giù! So come sorprendere quei bastardi! Eh? Bene, allora. L'incrocio prende corrente da quei trasformatori, giusto? Il quadro elettrico sul tetto. Attiviamo l'interruttore lì e tutto si accenderà come a Natale, ok?
Pensi che accendere le luci all'incrocio ci avvantaggi? Sul serio? Primo, non sappiamo quanti sono. E secondo me non saranno pochi. Secondo, dobbiamo creare un varco per arrivare alla mia auto. Se sono in gruppo la vedo dura. Quindi prepariamo un bello spettacolo all'incrocio? Sì. Diamo un po' di vita a questa vecchia città polverosa. Appena vedranno le luci andranno a controllare chi, come e perché. Boom. Sì. Prima accendiamo il terminale di sotto. Il quadro sul tetto è un rottame inutile senza quello. Forza, diamogli una botta con la batteria della macchina. Dovrebbe bastare. Aspettami alla sottostazione. Vengo lì con l'auto. La sottostazione sarebbe questa, giusto? Là. Secondo me è scappata. Ah no, è qui. Ok. Fate il giro da dietro. Il pannello sembra imprevedibile, questa donna. Bypasso il circuito e collego l'alimentatore. Dovrebbe funzionare tutto. Dobbiamo solo dare corrente. Prendi i cavi dal bagagliaio. Lo facciamo partire con la batteria dell'auto. Rosso collegato. Dammi un secondo, devo attaccare tutto qui. Fatto. Ora quello nero. Ormai è andata. Ma questa vecchia carretta ha fatto il suo dovere. Ok, ci siamo adesso. Accendi il terminale. Abbiamo bruciato la nostra il nostro BNB. Io mi sistemo la macchina e ci serviva per la fuga, dico. Su un piatto d'argento. Accendi gli interruttori quando ti do il segnale, capito? Sì, signora. Sì, signora. Ok. La mia super forza. Ah, è questo? Adesso il quadro a corrente. Grande. Ci sarà da divertirsi all'incrocio. Mettiamoci in posizione. E ora aspettiamo. Ricordati, appena li vediamo, dai corrente. Da che parte arriveranno i Raffen? Hai idea? Direi da nord-est, dalla strada mai ultimata. Capito. Coprimi nel caso. Certo. Ma come un sezionatore elettronico con display? E questo display da dove prende? Vabbè, Steve, ora non esagerare, forse. Difficile non notarla. Prendiamoli di sorpresa. Capito che è il tuo lavoro, ma. Se succede qualcosa, inizio a bersagliarmi, ok? Perfetto. Non dovremmo accendere le luci. Fatta la luce. Prendi lo shuttle della macchina, ce l'ha l'autista. Cerca una con la pista. Gente esuberante. Ok, forse li posso... Forse li posso prendere in in stealth. Forse. Allora, quella tizia c'ha la chiave, però ci dobbiamo fare tutti gli altri.
Che dite, la salviamo la partita, non si può sapere mai, va? Alt! Ma questo è sempre stato qui sopra? Cioè io ho detto ora salgo sul tetto perché magari... magari riesco a prenderli dall'alto. Ma potevo mai pensare che uno era già salito sul tetto? E chi l'ha visto? Meno male che avevo salvato 2 secondi prima. Ma porca miseria. Guardalo. Questo è un cecchino. Cioè, era un cecchino. Dobbiamo prendere l'altro lì sotto. Devo solo capire come c'è arrivato. Vediamo se riesco a beccare questo. Ma soprattutto che arma c'ha questo qui? Aveva addosso qualcosa di gigantesco. No, non è la chiave a croce, aveva qualcosa di più grande. Ecco qua. Guardate che cazzo di arma. Veramente un martello pneumatico. La tizia con la chiave è qua dentro. Ciao Chiara, buongiorno. Ben arrivata. Mettiti comoda. Ma ragazzi, sbaglio, dentro questo bagno c'è... Ok, perché dentro un gabinetto c'è un fallo gigante di gomma? Shit. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di spiritoso a quel tizio lì in fondo. Shock sinaptico. Infligge danni moderati che aumentano in base alla salute mancante del bersaglio. Questo non l'ho mai provato, è nuovo. Vediamo che succede se glielo faccio. Mi hanno beccato. Cazzo. Ti copro. No, così mi beccano, quindi. Come funziona esattamente? Ho finito di preparare la lezione per domani, quindi finalmente posso rilassarmi e guardare la live. Oh, finally. Rifacciamo queste kill perché tanto dico alla fine non dovrebbe essere complicato ripetere il tutto. Tac.
là. Ah, gli ho rubato una giacca, che bello. Ora io vorrei farmi anche questo qui fuori. Che cazzo. No, non ti girare, non ti girare, non ti girare, non ti girare. Oh no, quella è diventata sospettosa. Ha visto. Sì, ci sono le due nuove emote. Abbiamo sbloccato le nuove emote e ci sono state fatte a tempo record, direi. Ok, tu non hai visto niente, dormi, brava. Ok. Ma è questo come è morto? Bravi bimbi che fanno le ninne. Allora, salviamo di nuovo qui. E direi che abbiamo ripulito tutta l'area. Ma questi girano il piazzale con quale obiettivo? No, loro non girano nessun... Cioè, loro stanno in realtà stazionando. Non so effettivamente chi stanno... a chi stanno aspettando. Però sappiamo che hanno un oggetto che a noi interessa. E lo stiamo andando a recuperare. No, 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 no. Vedi, vedi che io sono lungimirante. Ora mi sa che dobbiamo passare da sopra a sotto perché non è possibile. Dobbiamo individuare i restanti nemici. No, allora, non da qui. Proviamo a passare da davanti. Aspetta. Aspetta, tipo di qua. Ok, là sopra ce n'è una. Ah, e lì ce n'è un altro, vedi? Madonna, la volevo portare dietro il bancone, ma con tutti quei rasta non riuscivo a capire dove stessi andando. Quindi abbiamo l'ultima. Abbiamo l'ultima da prendere. Oh, mi sa che ho bevuto del liquore e adesso sono tutto sballato.
Cazzo, ma questa mi vede. In continuazione. Forse dovremmo riavviarle. Riavviamole le ottiche. Oppure facciamo un bistra i nemici sulla. Vediamo. Sì. Ecco qua. Era la ciliegina sulla torta. Io, aspettami in macchina. Praticamente li abbiamo fatti tutti in stealth. Non credo che manchi qualcuno. Che bordello che c'è qua dentro. Oh shit. Ok. Vabbè, certo, abbiamo scammato un pochettino i save, è normale. I lamer li dobbiamo. Cioè, dobbiamo sempre fare i lamer in qualche modo. Ah, questa era la sua macchina. Ma che bella. Non so se me la regala. Panam? Ah, la devo guidare io. Spostati, guido io. Che cosa aspetti? Certo, certo, lasciamo la guida ai professionisti. Che stronza. Finalmente. Figo, c'ha pure il tettuccio apribile. Capisco che ci sei affezionata, ma è sempre una macchina. Non capisci un cazzo, non so perché te l'ho chiesto. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta anche senza Mitch e Scorpion. Ma... Ascoltavi, non è ancora finita. No? Hai la roba, hai la macchina. Non ho preso Nash, che non era a Rocky Ridge. Il bastardo non è venuto. Sì, anche io, Sly. Volevi solo vendicarti, fin dall'inizio. Che cazzo ne sai di me? O non sei onesta con me, o nemmeno tu sai che cosa vuoi. Non so quale delle due sia peggio. Ascoltami, porca puttana! So dov'è il loro nascondiglio. Prenderei una vecchia strada mai finita. Non se l'aspetteranno mai. Fidati. Dare la caccia a Nash negli accordi. Prima concludiamo l'affare con la stessa strada. Vuoi assaltare la base dei Rafe? Ok. Va bene, dov'è questo nascondiglio? A un tiro di schioppo da qui. Grazie, V. Quel bastardo di Nash. Mi fidavo di lui. È stato il mio primo socio dopo che ho lasciato gli Aldecaldo, quando sono arrivata a Night City. E avevo piena fiducia in lui. Here we go again. Ciao Giuseppe, buongiorno. Il gioco è parecchio scuro, non si vede nemmeno il volto di... Sì, no, no, è scuro. Soprattutto nelle Badland non ci sono... Non ci sono luci. La vendetta non vale quasi mai il rischio. La ragione sull'istinto. Un punto di vista interessante, ma farò a modo mio. Pronto? Prendiamolo. Io sotto tiro! Forza, vi! Ah, cioè, proprio così. Aspetta.
Aspetta. Qualcuno prenda la loro posizione! Impressionante! Devo mettere... Chiudi quella cazzo di bocca! Ti faccio a pezzi! Andiamoli addosso! Sai una cosa? Sei nella merda, coglione! Occhio! I bastardi arrivano dall'altra parte! No! Di liscio. Forza, mezza sega! Battiamogli il culo! Dove cazzo stai mirando? Sto mirando da nessuna parte in questo momento, devi stare molto calma. Oh! Alza la testina. Guardo. Vi, ci sono quasi addosso! What the fuck? Vabbè. Le puoi sparare le granate in volo? Sì. Secondo me sì, altrimenti non l'avrebbero fatta così lenta ad arrivare. Aspetta, ma cosa? Cosa? Ah, le granate? Ok. Che palle, devo rifare... Che... What? Oh no, sono dentro Panam. Ora tocca a te! Vendiamo cara la pelle! Cosa, stronzo? Credevi davvero a passare... Alla fine ce l'hai fatta. Oh no, ma che cosa era successo, ragazzi? Madonna, mi sembrava un nemico accanto, invece era Panam. Stanno facendo pezzi!
Minchia, non riesco a vederlo quello. Dove cazzo l'ho tirata? Ma sarò un minchione, ha rimbalzato. Non farti ammazzare. Non farti ammazzare, una parola. Sto andando a fuoco. Oh, scusa Panam, madonna. Lì poppa a destra e a manca. Cazzo, ci sta sterminando. Sotto, tipo. No, forse due ce ne sono. Non fa niente. Che bordello, ragazzi. Che bordello. Il fatto è che veramente il gioco certe volte è troppo scuro. Non si capisce un Kaiser di quello che stai facendo. Prendo un pochettino di roba caduta a terra. Sì, ma infatti. Poi quando ho tirato la granata che ha rimbalzato. Che ha rimbalzato sulla colonna, guarda, è stata proprio la ciliegina sulla torta. Ok. Questo. Ok, ho preso tutto il lootabile, diciamo, o quasi. Vediamo cosa c'è lì sopra. Com'è che avevi detto? Impara a risolvere i tuoi problemi, rimedia i tuoi errori. Nash è morto, un errore rimediato. Contenta? È la roba della sesta strada? Nash non può più consegnarla. Ma se me lo chiedi gentilmente, forse posso darti una mano io. Darmi una mano? Grazie, sono commossa. Ma mi sono già presa la mia fetta, tesoro. Temevo proprio che avresti dimenticato gli affari mentre andavi in giro a vendicarti. Cazzo!
guardate come scorpionato sto tizio. E senza testa, tra l'altro. Non c'è qualche potenziamento per limitare i danni del fuoco? Sì, assolutamente sì, c'è, esiste. Però non... Ah, vero, le sopracciglia sono rimaste, è vero, guardate. Oh no. C'è. Posso mettermi una sorta di protezione della pelle contro le bruciature, tipo crema solare. No, vabbè, tipo c'è la... questa sorta di schermatura della pelle contro le bruciature, contro il veleno e contro i danni da... Tipo da shock, da fulmine. Allora, ti senti meglio? Ciao Miriella, buongiorno. Su, andiamocene. Incazzata nera, Panam. Strano, lei che è un tipo molto... molto calmo, comunque. Questa Rogue è proprio una stronza senza cuore. Mi sa che ha perso la bussola. Vuoi dirmi che prima era tutta sorrisi? Quello mai. Ma sa com'è stare dall'altra parte. Secondo me le servirebbe una bella scossa. Una bella scossa nel senso... nel senso che intendiamo noi, oppure... Ehi, boss. Ho la tua roba. No, niente trucchi. Incontriamoci. Al Sunset Motel. Lo so che non scherzi. Ci sarò, contaci. Ok, ho fissato l'incontro. Concludiamo l'affare e iniziamo a pensare a Hellman, ok? Sembra divertente. È stata parecchio lunga sta missione, comunque, eh? Sta albeggiando. Telefonava la guida, una regolare nel 2077. Ma che? Viviamo nell'illegalità noi, stipe. Altro che auricolari. Mi sembra il caso. Nelle Badland, poi, nelle terre di nessuno. Guarda che incazzata. Guarda. Proprio incazzata. Sono qui. Fa parlare me. Ah, io ancora non ho parlato alla guida. No. Oh no? Chi sono questi? Almeno non credo. Pensavo che li stesse ficcando sotto. Rimango qui io? Madonna, ma d'immagini, Steve. Ehi, boss. Panam. Come sta Nash? Non risponde più al telefono. Fossi in te, non sprecherei altro tempo a chiamarlo. Ah, hai le palle, ragazza mia. E non poco. E questo cos'è? Per caso è in omaggio? Sono qui per tenervi d'occhio. Oh, questo è un po' più spacciato di Nash, eh? Aspetta e vedrai. Mi piace. Ecco, roba di prima qualità. Ah. Allora, tutto ok? Controlla il tuo conto. Tra un paio di minuti sarà bello pieno. È stato un piacere, ma credo che sia Rogue a dovermi pagare. Non sei male. Ti sei guadagnata una mancia. Andiamo. Questa praticamente è un'altra banda di Night City. È andata bene. Sono quelli tipo... Facciamoci i tipi patriottici. Quelli fissati, no? Con l'America e cazzate varie. Siamo al Sunset Motel. E adesso la missione mi dice di seguire Panam. Spero che la nostra testolina cal... Ah, è Rogue. Faccia la sua parte in bocca al lupo. Nash è morto. Complimenti. Chissà cosa speravate di ottenere, perché non credo che fosse solo una questione di ego feriti. Nemmeno gli ego feriti farebbero stronzate del genere. Minchia, Rogue se l'è presa. Raffen spazzati via, sesta strada contenti. Una buona giornata per Panam Palmer.
la giornata è ancora lunga. Hai ancora tempo per farmi incazzare. Oh no? Forse mi vuole bombare, ragazzi. Oh, forse no. No! Non ce la faccio. Ciao, Noah. Ehi. Perché mi devo sentire male giusto adesso? Prova a indovinare. Tutto bene qui? Quegli ubriaconi si sono fatti ancora vivi? E Raffen? Nah, tutto tranquillo. Prima o poi torneranno. A questo posto ha visto di peggio. Cosa posso portarvi? Brosef, per due. Quindi il pacco per la sesta cos'era? Non hai sbirciato. Balo per idolo. Droga per i cyber psicopatici tra di noi. Li smerciano? Sì, hanno dei giri. Cliniche illegali, bisturi. Salute. A quello che ci aspetta. A quel che ci aspetta. Oh yeah, baby. Un'altra qui. Ma... Ah. Grazie. Interessante. Salute. Fammi sapere se vuoi qualcos'altro. No, Doggy, smettila. Parliamo di... Questi tornerai in mente. Abbiamo finito con i Raffen, baby. I Raffen. Abbiamo finito con loro. Oh no. Gli Shiv sono come gli scarafaggi. Non te ne sbarazzi mai. Ma per un po' staranno tranquilli. Devono riprendersi e rimettersi in forza. Ok. Parliamo un po' dei miei interessi. Anche un po' meno, un po' meno. Ho ideato un piano. Ma se lo può permettere, se lo può permettere. Ma devo dormirci su per finirlo. Poi potremo parlare dei dettagli. Dormirci? Ci conviene prendere delle stanze qui per rimanere in zona. Ci mettiamo al lavoro verso mezzanotte, così non ci fai. Ma prendiamone una in due, direi, Panam. Magari prendiamo una stanza sola. Sì! Certo, è una buona idea. Se invece ci incontriamo... Magari solo una stanza? Bella idea. Noah ha due letti in ogni stanza. Risparmiamo un po'. Non è proprio quello che avevo in mente. E cos'è che avevi in mente? È che... Sono felice di averti conosciuto, quindi pensavo... Lo sono anch'io. Poteva essere una giornata dura, ma grazie a te è andato tutto liscio. E... non sarebbe il caso di festeggiare? Sì, certo che possiamo festeggiare. Ma non oggi. Sono a pezzi. Non ha detto no, Non ha detto no, comunque. Ottimo. Vado a fare un pisolino. È fatta, ragazzi. Madonna. Madonna santa, io me la bevo. Che cos'altro posso fare? Bevo e faccio altro poi. Ok. Allora, incarico aggiornato. Sì, sicuro, Steve. E che ha sto tizio? Che gli succede? Ciao. Cosa vuoi? Cosa? Ah, non posso uscire di qui, madonna, mi sono confuso. Dopo questa... Dopo queste due righe di dialogo... Ah, ma qua c'è un... C'è un murales. Carta dei tarocchi acquisita la ruota della fortuna. Non ha detto no, ma neanche sì. Secondo me non ha capito che festeggiamenti intendevi. No, no, ha capito. Panam non mi sembra una stupida. Beve così tanto che domani si risveglia a letto col barista. Quindi la possiamo fare una romance con Panam, volendo. Cioè, sembrerebbe fattibile la cosa. Se non me l'ammazzano, sia chiaro. Ah, proprio così. Cioè, proprio... Ok. Non confondere bombare con la... No, per carità, non...
che belli questi bagni dei motel così proprio di lusso. Guardate la tavoletta del cesso spaccata, tipo. Boh, mi sa di tipa che fa la finta tonta per non darti il due di picche diretto. No, 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 no. Minchia, Panam mi sembra proprio un tipo direttissimo invece. Potrebbe essere che magari mi abbia in qualche maniera assecondato e poi. Ti lasciano intendere. Attento che dal carattere che ha, secondo me, si è fatta piantare qualche dispositivo di troppo. Ma non mi pare, ragazzi, non mi pare. È entrata in coma comunque lei. Cioè, si è appoggiata nelle. Oh no, sdraiati. Ok. È entrata in coma diretta. Ma c'è una siringa lì a terra? Ah no. Non lo so cos'è. Però c'è un dildo nel. Una rivista. Per uomini. O per donne? Per donne, credo. Comunque c'è un dildo che esce dal cast. Ma perché ci sono dildi dappertutto in questo gioco? Notte. Niente, abbiamo perso un'occasione. Abbiamo sprecato un'occasione. Sprecato un'occasione. Oh no, dov'è Panam? Dimmi che è sotto la doccia. Ma Sto per vomitare. Nuovo messaggio da Panam. Vediamoci al Sunset Motel al garage di aspetto lì. Ok. Devono farla una scena un po' più piccantella, tipo che ne so, lei sotto la doccia, tipo, e fa cose. Ah, questo è un veicolo che possiamo acquistare. 49.000. Quanto abbiamo di soldi? 42, fanculo. Bellino il Little Mule. Non male. E Johnny Nudo al tuo fianco. E immagino mentre facevano il gioco. Ehi capo, ci sono dei bug da sistemare prima del lancio, capo. No, no, va bene così, anzi aggiungi più dildi in punti random. Probabilmente è andata così. Perché da quello che so adesso li vogliono. Vogliono diminuire il numero di dildo presenti all'interno del gioco. Ora non so chi ha mosso questa iniziativa, ma li vogliono ridurre. E perché? Comunque, dettagli. Allora io questa cosa qui la volevo. Allora, aumentiamo la furtività. Ok. Fornisce immunità dal veleno. Puoi afferrare il corpo del nemico subito dopo averlo. No? Gli attacchi corpo a corpo rapidi con le armi a distanza fanno barcollare. Questo mi serve. Però prima di questo. Ma io i coltelli comunque non so come funziona. L2, R2 per lanciare. Ma come. Vabbè, ora vediamo, va. Voglio prendere questo. Ok, per gli attacchi dall'alto. Io non ce li ho i coltelli da lancio. Cioè, com'è che funziona quella skill? Non capisco. Non lo so. Va bene. Fatto sta però che c'ho di nuovo il glitch. Il glitch quello grafico. Aspettate un attimo che ricarico la partita che l'altro giorno. Non ce l'ho più? Ok, non ce l'ho più. Questo vende Sì? armi. Cosa vuoi?
Che cosa vendi? Armi da fuoco. Le migliori di tutte le Badlands. Mi immagino una discussione, dipende, tipo, capo, ci sono troppi bug, che facciamo, capo? E mo so cazzi, presa alla lettera. Ma c'è pure un'arma leggendaria che è tipo un manganello dildo, oh no? Li riducono per migliorare le prestazioni del gioco delle console old gen. Ah, al posto delle granate. Ok, ok, ok. Sì, forse hai ragione. Questa katana? Tutta celeste? Vediamo cosa vende di secondario. Elimina il rinculo verticale durante la mira. Aumenta del 5%. Che cazzo, la proprietà di... No. Colpire un bersaglio riduce del 20% i danni che è in grado di infliggere per 10 secondi. Rende l'arma non letale, no. Componenti di alta qualità. Questi invece? Ah, no, sono munizioni, vero. Eliminare il rinculo verticale non sarebbe male. Lo prendo. Poi vendiamo un pochettino di armi. Tipo, allora, fucili da cecchino, abbiamo questo qua 186, 180, questo lo leviamo, questo fucile di precisione tecnologico, attenzione, questo non l'avevo mai visto, 317 DPS, 23-28 danni, danni chimici, tempo di ricarica, moltiplicatore di ricarica, è più veloce a sparare, il fucile di Nash. Sembra che a lui non servirà più. Lo proviamo un attimo, sto fucile. No, questo lo tolgo pure per il momento. Questo invece me lo tengo. Allora, voglio provare. Sì, voglio provare un attimo questo fucile da cecchino. Sì, ma lo faccio ogni volta che ho la possibilità, lo faccio, Eris. Voglio vedere un attimo questo fucile da cecchino com'è, come funziona. Che puttana. Ok. No, sono più che convinto che quello che ho io attualmente faccia più danno. Dici di peso, Eris, ma perché ho anche vestiti e altre cazzate varie che in realtà dovrei vendere. Sì, sono pieno di vestiti, adesso controlliamo anche questi. Cioè anche quelli. Allora, questo io metto... Ah, non ce l'ho un altro slot. Era... Ok. Per esempio, questi li dovrei vendere. E forse ho anche delle armi da taglio, esatto, che dovrei vendere. Sono indeciso con sto fucile. Sono veramente indeciso. È veloce. È molto più veloce. Però il mio fa molti più danni. Ma molti più danni. Però avvelena il suo. Non lo so, per il momento me lo tengo nell'inventario, poi vediamo. Allora, abbiamo bandane, che queste le vendiamo. Qui, ok, abbiamo giacche.
di vario tipo e genere. Vediamo. Giusto per... bellina questa. Ho sbagliato. Bellina sta giacca. Anche questa. Questa un po' meno. Ah. Questa quanta? 69. E questa 67, riduce il 5% i danni subiti dalle esplosioni. Guardate che giacca è. Non è appariscente. Meglio il cecco balistico. Sì, secondo me anche. Niente, mi prendo questa giacca. Tutto il resto lo vendo. Andiamo maschere. Abbiamo questa che al momento non la posso indossare. Occhiali. E occhiali. Allora, sicuramente, cioè... sicuramente questi mi danno più protezione. Però non mi piacciono. A me piace la maschera da samurai, ragazzi. Non ci posso fare nulla. Me la tengo. Mi piace troppo. Qui abbiamo una tuta da Netrunner che non possiamo equipaggiare perché ci chiede il livello 19. Ci mancano ancora due livelli per poterle indossare. Vediamo le scarpe invece. 35... 34, niente, anche qui abbiamo delle scarpe che al momento non possiamo indossare. Qui invece abbiamo un vestito unico fatto di bende. Ti muovi. Oh no, per un momento ero diventato Ken. Ero diventato un bambolotto. Allora, questo glielo rivendiamo. Ok. Rivendiamo anche questo. Un secondo, finisco... cercherò di finire in fretta, ragazzi, giuro. Nel frattempo vendo le cose che non mi servono. Ok. Perfetto. Possiamo anche... ne tengo una di ognuno. Ok. Vediamo che ci dice Panam. Ciao. Ti aiuto? No, non preoccuparti. Ho quasi finito. I Raffen l'avevano ridotta proprio male. Hai dormito bene? Non mi lamento. Ma, insomma, potevo dormire meglio. E tu? Abbastanza riposata? Hai avuto un incubo. Ti ho sentito gridare. Davvero? Non preoccuparti, ci sono abituata. Quando Mitch e Scorpio non sono tornati dalla guerra, ogni notte era un continuo. È andata avanti per mesi. Qualunque cosa sia, ti passerà. Lo spero. Speriamo. Ti è venuta qualche idea? Per Hellman, intendo. In effetti sì, mi è venuta. Ascolta. Ok, dimmi. Noi siamo la chiave, il tronchese è la V, e il cacciavite è il punto in cui la V dovrebbe poggiare il... Ti starei chiedendo come faremo ad abbatterlo. Con la tua mitragliatrice? Quella ci tornerà utile altrove. Con quel calibro scalfirebbe a malapena la corazza di un mezzo pesante.
No, ci sono altri modi. Ecco, la morsa è la nostra soluzione. Una centrale satellitare. Una centrale? Aspetta, vorresti usare un EMP? Bingo. Ma come? Non possiamo generare quel tipo di impulso a comando. Vuoi scommettere? Raggiungiamo il sistema di collettori energetici, entriamo e bypassiamo i comandi togliendo i limiti. Appena la V sarà a portata, attiveremo un turboimpulso elettromagnetico. Dovrebbe friggere i sistemi della... Quindi comandi, navigazione... E comunicazioni. Tutto spento in un batter d'occhio. Non avranno alcuna possibilità. D'accordo. Andiamo. Ottimo. Sali, si gela. Ok. Che è successo? Così? Di chi è la centrale? Governo o corporazione? Cos'è successo? Che differenza fa? Chi credi che muove? C'è stato un momento di buio. Volevo solo sapere a chi stiamo per pestare i piedi. Vi, guardati attorno. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. Cambiamo completamente argomento. Qual è la cosa più strana che hai trasportato? Cos'è? Il momento delle domande? Forza, rispondi. Sì? Il viceministro delle finanze del Caucaso. Quello è portare, non contrabbandare. Era nel bagagliaio. Stecchito. Morto. Una lunga storia, forse un giorno te la racconto. Ti piace fare incazzare i corporativi? Come ti è venuta questa idea? Aspetta, riformulo. Rogue, Nash, Iraf... Occhio a ciò che dici, Vi. A te piace fare incazzare tutti. Beh, in tal caso è un bene che io sia dalla tua parte, no? Sì, infatti. Potresti premere sull'acceleratore, magari? Quanto stiamo andando? È tutto spento, poi. Come mai? Siamo quasi alla diga. Fermiamoci un attimo. Calibriamo la torretta su di te. Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice. Avremo più possibilità. Connettiti qui. Ok, Sly, a dopo. Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack. A volte fa un po' gioco. Sono connesso. Un attimo. Prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. Cerco una soluzione. E ora, Panam, ti presento Johnny, nel mezzo del fottuto nulla. Ben fatto, Vi. Ehi, ma... Credo che il tuo impianto abbia un virus, quello sulla nuca. Ho un bioprocessore in testa che opera indipendentemente da me. Probabilmente la tua diagnostica ha rilevato quello. Mm-hmm. Ok. Ma non ci saranno perdite di dati tramite il link personale. Qualcosa che si chiama Johnny Silverhand ed è alle tue spalle, Panam. Ok. Incrociamo le dita. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso alle calibrazioni. Bene. Prossimo bersaglio. Colpo singolo. Ok, un'altra volta. Raffica più lunga. Ottimo. Direi che ci siamo. Non è stato così difficile, no? No. Allora dov'è questa centrale? Lo vedrai tra un attimo. Conosco un punto. Da lì avremo una buona visuale. Voglio solo controllare che l'aria sia scombra. Sabotare una centrale corporativa. Eh sì, ogni volta che metti un punto rapire un corporativo in una frase e non lasci spazi, sì, ovviamente te lo conta come link. A parte il carisma e che comunque non dovrebbe portare a nulla, Forse andremo d'accordo dopo tutto. Forse non hai tutti i torti. Ciò che è successo ha avuto qualche effetto. Sei più simile a me di quanto pensi. Vedrai. Ma questo vale anche per te. Forse ti stai avvicinando a me. Ah, impossibile.
Che stronzo. Miglia orarie. Dai, Panam, puoi andare più veloce, cazzo. Sembra tutto libero. La zona è deserta. Non vedo pattuglie. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. E vedi le antenne? Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita, che poi vengono convertite in energia elettrica. Le antenne arrivano fino all'interstatale. Scateniamo una reazione a catena dall'unità di stoccaggio. E ogni antenna emetterà un intenso impulso EMP. E il nostro AV volerà dritto nella rete. Dobbiamo solo attivare l'impulso al momento giusto. Cominciamo. Arrivati alla centrale, sovraccarica i sistemi. Io creerò un bypass per il detonatore. Perché non iniziare dai trasformatori scombinando i voltaggi? Dovrebbe accelerare il processo. Bella idea. È solo che... Sì, lo so, i convertitori. Ma non saranno un problema. Alzerò tutto oltre il massimo consentito. Mi leggi nel pensiero. Eh? E ora che si fa? Ora aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della Terra. Bene. Bene, ci siamo. Hai mai fatto una cosa simile? Abbattere una V? Da sola? No. Perché me lo chiedi? Rogue aveva ragione. V. Ha detto che eri brava e aveva ragione. Sì, immagino di sì. Ma dobbiamo ancora prendere quella V. Quindi aspetterei prima di incensare la Santa Rogue. Sai cosa? Credo di averti capito. Oh, ma davvero? Scegli, chiudere la missione o dimostrare che Rogue aveva torto. Fanculo. Faccio entrambe le cose. Quindi adesso dobbiamo entrare in quella cacchio di centrale e dobbiamo fare sballare tutte le antenne. E sovraccaricare il mondo per generare una sorta di campo enorme MP. E bloccare il convoglio. E assaltare il convoglio. Una cosa un po' alla Far West. Ok, arriveremo tra poco. Ripetiamo. Andiamo lì, fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta. Tieniti forte, potremmo ballare un po'. Preparati! Connettiamoci. Ok, sono pronto. Ah, ma dalla macchina? Proprio così. Pensaci in fretta prima che ci colpiscano! Elimina quei droni, vi! Tutto qui! Se ci sbrighiamo. Ma... Trova i comandi. Io connetto il detonatore. Presto, vi! Oh, merda! Dai, respira. La merda.
abbiamo un po' esagerato, Panam. Intermittenti come un altro. Volevi uno spettacolo e l'hai avuto. Cazzo, sì. Andiamocene da qui prima che accenda anche lui. Vi scappa prima che succeda qualcosa al cibo. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere. Dico un sul po' serio. Di sole. Occhio, la prossima. Johnny. What? Troia. Che fa? Ok, sto bene, ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. E il detonatore? Funziona? Sì, funziona. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso... Pensavo si fosse fottuto anche Johnny Silverhand. Quella collina. Ci piazzeremo lì. Dovremmo avere una buona visuale sulle antenne. E poi aspetteremo. Ok. Tieni. Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante rosso. Quando lo attiviamo? Non ti preoccupare, lo tengo d'occhio. Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Non se lo aspetteranno mai. A proposito... Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Come ti fa sentire? Faccio saltare cose. Me l'ha ordinato il dottore. Ed è esattamente quello che voglio sentire. Ok. Stavo notando... Cosa? Il silenzio, il ronzio della città, le voci delle persone, gli odori. È tutto sparito. Soltanto il vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo fosse il deodorante della tua Tortom. Fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. Tieni gli occhi aperti. Quindi? Eccolo, arriva da Pacifica. D'accordo, preparati. Ancora un secondo. Un secondo. Ora. Boom, ecco fatto. Merda, che succede? Cazzo. Benissimo, cazzo. Peccato. Sta cadendo. Ma il motore funziona ancora. Cazzo, si allontanano! Non per molto. Dobbiamo seguirlo. Solo un attimo. Panam, che stai facendo? Minchia. Hai capito, Panam? Così si fa! Sta perdendo quota. Quel bastardo è nostro. Andiamo! Colpito! Non riuscirà a restare in volo dopo una botta del genere. Non me l'aspettavo. L'hai rilevato? Sì. Non mi aspettavo un colpo di RPG così dal nulla. Che diavolo combina? Finisco qui ai generatori. Seguili, arrivo tra poco. La batteria dovrebbe reggere. Qui Panam, non avvicinatevi alla P. Ripeto, non avvicinatevi alla P. La sicurezza sta arrivando. Darò inizio alla festa senza... Era Kang Tao! Aspettami! Anzi, va via da lì! Probabilmente vogliono aiutare i sopravvissuti, senza sapere che sono corporativi. Non mi sentono, l'impulso sta interferendo. Merda! Ho tre tracce sul radar. Droni? Sì, preparati. Cercherò di rallentarsi. Non glielo permetteremo, dobbiamo raggiungere Mitchell Scott. Cazzo di droni. Chi sta guidando? Ci sono le calcagna.
lo so! Fermi del cazzo! Non si vogliono aprire! Ancora un secondo! Cazzo! Niente! Sto bene! Ok. Un momento, almeno. Un momento è ciò che serve. Sparassi al convoglio, tipo. No, ma non lo riesco a colpire. Panam dopo il bazooka ha guadagnato parecchi punti. Ciao Judy. Vabbè, Judy ha sempre un posto nel nostro cuore, comunque. Certo. Niente di serio. Non preoccuparti. Ehi, bello, dove sei? Scorpion! Continua a trasmettere su un canale aperto in caso non abbiano sentito la prima volta, porca puttana! Qualcosa non va. Hai sentito quegli spari? Vigli, è successo qualcosa! Controlliamo! Vedo il relitto, ma non Scorpion, né Mitch. Posso scendere? Sembra scaduto. Connettiti al drone. Scansioniamo l'area. Dobbiamo orientarci. Andiamo. Sei connessa al visore. Vi, si hanno ucciso gli Aldecaldo. Si hanno ammazzato Mitch e Scorpion. Non posso... Lo so. Connesso. Ho il controllo. Piace il tuo clan. Aldecaldo. Sì. Sono morti. Tutti quanti. Azzo. Non preoccuparti. Non possiamo saperlo. Se ci avviciniamo troppo, ci fanno a pezzi. Possiamo eliminarlo. Mitch è vivo. L'hanno preso. Forse. Ma prima dobbiamo arrivarci. Droni da combattimento. Sistemi di difesa attivi. Hanno fortificato la zona. Aspettano rinforzi. Merda. Ho 5 Kang di pattuglia. Vi, qui si mette male. Ok, vediamo come fare. Se fossi stato per quei cazzo di glitch li avrei avvertiti. Ma è tutta colpa mia. Perché diavolo stavano seguendo la V? Idioti. Ascolta, abbiamo visto Mitch. Probabilmente hanno anche Scorpion. Li troveremo e li aiuteremo. Se sono ancora vivi. Lo sono. Andrà tutto bene. Attento al lanciarazzi. Ci farà pezzi se ci avviciniamo. Ok, ecco il piano. Tu resti in auto. No, no, rallenta. Vengo con te. Sono i miei amici. Panam, odio contraddirti, ma sei ferita. Aspetta in auto. Io andrò a distruggere quel lanciarazzi. Io... D'accordo. Ma ho il fucile di Mitch. Cercherò di coprirti da qui. Ok. Buona idea. Procediamo. Forse possiamo farla in stealth anche questa.
Proviamoci. Non so se i droni possono essere presi alla sprovvista, diciamo. Cioè gli androidi, non i droni. Ovviamente non si possono prendere. Mi sembrava troppo bello per essere vero. Buongiorno Icca, ben arrivata, buongiorno cara. Come stai? Hai letto quello che dovevi leggere? Uff. Ma che cazzo? Ah, ma ci sono le torrette. Non avevo visto le torrette. Shit. Aspetta, vediamo se magari riesco a disattivarle. Le ho perse. No, sono qui in realtà. Tra l'altro vedo delle motociclette che non avevo ancora visto. Vedi allora che siete delle merdacce. Allora facciamo così. Lasciamo. Come si faceva ai bei vecchi tempi. Anche perché qui ci sono delle cose viola che si possono raccogliere. Ok. Bene o male queste torrette non mi stanno facendo nemmeno chissà quale danno. Eccola là. Via libera. Sto arrivando. Brava Panam, vieni, vieni. Upp. Ho preso fuoco, sì. C'è un blu qui. Un blu e un viola che non ho... che non vedo. Qui? Apri il portello, di corpo. E un viola qui, ok. Vado, vediamo qui il blu. Where is? Preso. Allora, apriamo sto portello. Devi stare calma, Panam, eh. Devi stare molto calma. Ora! State indietro! Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo.
Ripeto, calma, di possiamo trovare un accordo, lascialo andare, sei finito. Sei nella merda. Se gli spari, un millisecondo dopo finirai stecchito. Se lo lascio andare, sono morto. Banan! Comunque. Sparagli! Stai zitto. Ascolta, questa faccenda non riguarda te. Lascialo andare e dimmi dov'è il tuo passeggero. Non so dove l'hanno portato. Col cazzo! Sta mentendo! No, ascoltami tu. Hai 2 secondi per deciderti. Gli Aldecaldot arriveranno da un momento all'altro. Sono andati a ovest, col distributore. Ma non posso garantirti che siano ancora qui. Ti ricordi? Chiudi quella cazzo di bocca! Cazzo! Banam! Porca puttana! Oh, merda. Stai bene? Ha solo qualche graffio. Volevo risolverla diversamente. Non è niente. Andiamo. Non riuscivamo a ritirarci, Panam. Si sono riorganizzati in fretta, hanno iniziato. Speravo di poterla risolvere a parole, ma ero indeciso. E Scorpion è qui. Mitch, lui sta bene, vero? Panam, mi dispiace. Non ho fatto in tempo. No. Azzo. No. Ne sei sicuro? No, lui... Scorpio e gli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone, ottimo. Avrei dovuto fermarlo. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Brutto testone. Visto che eri nei paradisi... F per Scorpion, assolutamente. La domanda è, perché? Allora, voglio l'uomo che trasportavano sulla V, stai bene, perché vi siete fiondati sulla V? Esatto, perché vi siete fiondati sulla V? Perché vi siete fiondati sulla V? Non avete visto le insegne? Abbiamo visto che era danneggiato, conosciamo la zona, sapevamo dove sarebbe caduto. Chi sapeva che era della Cantao? Credevo gli servisse aiuto. Nel peggiore dei casi avevo recuperato qualcosa. Maledette teste di cazzo. Ma ok. Mi sbagliavo. Eh sì, direi proprio di sì. Mi serve l'uomo che era sulla V. Il pilota ha detto che erano diretti a ovest. Sì, l'hanno portato con loro. Con le nostre auto. Il pilota non mentiva. C'è un vecchio distributore più avanti. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quelle MP? Sì, abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'era ricezione. Che si fa ora, V? Devo inseguirli. Resta con Mitch, me la caverò. Vengo con te. Ho promesso di aiutarti. E poi... Quei bastardi hanno ucciso Scorpion. Gliela farò pagare. Non discutere con lei, V. È inutile. Ok. Andate, io chiamo i ragazzi. Ce ne occupiamo noi. Ti lascio la mia auto. Non si sa mai. Occhio alla torretta. Tende a inciapparsi. Useremo le moto. D'accordissimo. E hanno raggiunto il distributore, staranno aspettando rinforzi. Meglio sbrigarsi. Ma Panam... Cosa? Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Andiamocene, prima che mandino i soccorsi. Ti aiuterò a farla pagare a Canada, vendetta, è per questo che mi aiuti, mettiamoci... Mi chiedevo perché avessi accettato. Quindi è solo per vendetta. Ha importanza? Voglio prendere i bastardi che hanno ucciso il mio amico. E poi ti ho fatto una promessa. Tra l'altro, senza di me non avresti speranze. Vero. Grazie. Li farò fuori, V. Dal primo all'ultimo. Siamo sulla stessa barca. Fino alla fine. Sai che ti dico, V? Sei un amico. Mi hai dato una mano con Nash. No, amico, no, ti prego. Direi che ti devo un favore. Quell'Hellman. Ti aiuterò a trovarlo. Ah, quindi è così. Stai ripagando i tuoi debiti. No. Tra nomadi ci si aiuta sempre. Oh, quindi ora sono dei vostri. Molto bene. Raggiungiamo quel distributore. Spero tu conosca una scorciatoia. Preparati. Niente, mi ha detto, mi ha chiamato amico. Questo vuol dire che quello che ci siamo detti al modello non ha più senso, ragazzi. Mannaggia. Ma questa moto io non la posso prendere. Però quest'altra, quest'altra sì. Ciao Chiara, grazie per essere passata. Ah, è lei che prende la moto quella... Scorpio diceva che avrei odiato Lexi.
Ti conosceva così bene? Forse meglio di quanto mi conosca io. Diceva che appena mi fossi staccato della città ci saremmo procurati un camper. Avremmo fatto scorta di libri e ci saremmo messi in viaggio. Crater Lake era il suo sogno. Dicono che sia splendido. Che sul fondo si trovi l'auto di Ryan. Cosa? E chi è? Quel corporativo. Non aveva alcuna intenzione di dar. Secondo me. Non ti ricordi? Forse. Comunque, l'ho seguito attraverso tre strade. Miriella, mai dire mai, mai dire mai. Magari le cose possono cambiare. Non demordere, Doggy. Secondo me, se ci giochi bene le carte. Se ti giochi bene le carte, ce la puoi fare a conquistarla. Sì, pazienza. Ora vediamo, raga. Per un attimo bisogna capire come va, come prosegue la storia. Secondo me la ammazza, cioè secondo me lei farà la stessa fine di Jackie alla fine. Spero di sbagliarmi. Chiuso Hellman da qualche parte. Vi, hai visto? Le pompe sono in buone condizioni. Cazzo, fa attenzione! Potrebbero aver... Non uscirete vivi da qui! Lo scopriremo, e presto. Sì, ma fammi capire una cosa. Mi hanno visto da questa distanza siderale. Che cazzo sono? Cioè... delle aquile. Vaffanculo, va. Ah, perché c'era il cecchino lì sopra. Questi qua hanno sempre una vista più ampia. Merda, non lo riesco a prendere. Palle. Liscio. Maledizione. Oh. A posto. Ah, c'è una torretta lì. C'era una torretta. Possiamo entrare? No, c'è qualcun altro che sta... che spara. Sento sparare ma non riesco a capire da dove. Va bene, adesso facciamo in un altro modo. Sono dentro. Elma, deve essere lì. Muori. Ok.
questo? Eccomi, scusa, sì, ok, va, tranquilla, tranquilla. Bra. Era giusto per just for info. Come hai dormito? Io sento di non aver dormito nulla. Cioè, ho dormito 5 ore, tipo. Credo che mi stia per venire un coccolone. Vieni fuori. Ma forse è il tizio che è rimasto qui dentro. Sì, sì, ma sono completamente d'accordo con te, cioè per me è come se non avessi dormito, capito? E ora pranzo e poi penso che mi distruggerò a letto, cioè mi... Cioè le presente tipo Avengers di Thanos quando ha schioccato le dita e metà della popolazione se n'è andata a fare... Ecco, io mi smaterializzerò in quel modo dopo pranzo. Però la stessa fine, ma comunque non sarà come aver dormito stanotte, insomma. Vieni fuori, non sei nei guai. Dai. Ok. Ah. Aprite il fuoco. Sono ineluttabile, esatto, vedo che ci capiamo in fretta. Tra l'altro mi sembra proprio di non ragionare, capito? Cioè, mi sento completamente stonato, non so come dirlo diversamente. Mi sento proprio come se avessi fumato della roba. Ehi, calmo! Abbiamo parlato. Io rinnovo Arasaka. Volete portarmi indietro? Scarafaggio non sa più dove scappare. Ha esaurito le alternative. Tappagli quella bocca. Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, tra un attimo lo chiamo. Fatti i cazzi tuoi, Johnny. Madonna, ogni tanto però. Chiamiamo Takemura. Ma ricorda, hai in mano Elmar. È un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Beh, non è loquace perché gli abbiamo spaccato la testa con una pistola. A dopo. Prendiamolo, va. Vieni, zio. Meglio portarlo dove potete parlare con calma. Vero. Watson Horror. Nuovi episodi. What the fuck? Ok. Andiamo a...
Sembra che i tuoi nuovi Chumba siano qui. È lui? Ah. Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Ha chiamato tutti questi rinforzi, fammi capire. Buongiorno. Salve. Signori. Buongiorno. Ma che bella sta moto. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalco. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Ma meglio non tardare. Che vuoi farne di lui? Allora, devo solo fargli qualche domanda. È una lunga storia. Meno sai, meglio è per te. Meno sai, meglio è per te. Un'altra volta, allora. Sol. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Ma chi è sto tizio? È Thor dei poveri. Ma chi è? Spero ne sia valsa la pena. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo, voltati pure. Fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa di Panam. Attento. Di te non mi fido del tutto. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no. Ti apro la testa in due se non la smetti. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpio e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. Ma è la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Porca puttana! Sono felice di vederti, Mitch, ma che cosa ci fai qui? Sol, è arrivato insieme ai nostri. Ci siamo occupati dei corpi e gli ho raccontato cos'è successo. E lui ci ha detto di seguirvi. Era preoccupato che potesse succedervi qualcosa a Panam. Sol. Ascolta. Forse al momento voi due non riuscite a capirvi, ma siete una famiglia e Sol farebbe di tutto per la famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. È quasi come vedere un RPD su GTA. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono mai semplici. Ma me la caverò. E tu fai attenzione, va bene? Vabbè, se ci dobbiamo lasciare proprio così. Ci vediamo, Panam. Forse dovresti parlare con Soul. Soul, Mitch, ti trattano davvero come una famiglia. Dagli una possibilità. Non è così semplice. Come in ogni famiglia. Stanno arrivando. Avete un minuto. Muoviamoci. Vado anch'io. Abbi cura della moto di Scorpion. È tua. E ciao. Ora è mia? Mi piace. Ok, allora fermiamoci qui. Ok. E andiamo un attimo in modalità social. Whoop. Conferma. Ok. Allora. Vediamo un attimo a chi possiamo fare un host o un raidino. Se c'è qualcuno dei nostri live. Oh, c'è Rob, c'è Dangerisk che è live. Che sta facendo? Brutti signori intensifies, sta facendo un po' di gest chatting. Passiamo da Rob e facciamogli capire quanto è un brutto signore. Ok raga, io intanto come sempre vi ringrazio per essere stati qui. Noi domani non ci vedremo live perché ho un impegno serale. Però ci vedremo senza ombre di dubbio martedì sera a partire dalle 21:30 circa. Speriamo con, non lo so, forse con Fasmofobia, non ne sono sicuro. Magari Ica si unirà a noi se...
non lo so, magari se ne ha voglia potrà unirsi tranquillamente, decideremo lunedì magari, domani. Buon pranzo a tutti, grazie ancora per la compagnia e per il supporto, ci becchiamo martedì. Passiamo da Rob, ciao!